Buonasera. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Oh, 00 Skills. Manco siamo arrivati. Sta facendo un raid con 165 utenti Ciao, Mauro, ciao ragazzi. Benvenuti, benvenuti a questa serata particolare che in realtà in questo canale aspettiamo da un po'. Io l'ho annunciato un po' di tempo fa. Come sapete benissimo, la musica Tamarra sotto non può mancare perché la vita deve essere un po' Tamarra, soprattutto in questo periodo. Per chi dovesse essere qui grazie a Karim questa sera. Karim, scusa, io ogni tanto sbaglio l'accento e mi dispiace tanto perché so che lui un po' ci viene. Allora, che cos'è questo? Questi sono i 10 film, è eh, una non è proprio una classifica. Madonna mia il tamarro, Karim sente già il tamarro, sta, sta, sta ballando, sta lì che mi sta aspettando, andiamo veloce Cos'è? Non è proprio una classifica, sono i dieci film importanti nella vita di una persona E ragazzi vi giuro, qua dentro c'è passato Guglielmo, c'è passato Matteo, ci sono passate diverse persone a raccontarci quali sono questi dieci film per loro E non sono mai stato curioso come questa volta, perché chi è... Karim Musa, chi è io Tobi soprattutto? Lo scopriremo probabilmente con questi dieci film, quindi da un certo punto di vista sarà anche una sua seduta dallo psicologo? Che ne so? Allora intanto ragazzi è con enorme incredibile piacere che facciamo entrare Karim Musa. Karim! Giova! Se, <ride> vuoi, se, vuoi ti, se vuoi, ti alzo il volume. Non male. Guarda, non male. Qua dentro è di prassi. La sera. Wow. Noi ci vediamo quasi ogni sera con i ragazzi. Dopo le nove e mezza. È la musica truzza, è la base. E poi quando comincia a pompare, io alzo il volume, capito? Tipo adesso. Fai benissimo. Che droppo Per forza, per forza, per forza. Adesso poi ci chiamiamo. Qua dico Dark Angel Craft. Grande Dark Angel Craft <ride> Quanto mi ricordo Di quell'esperimento folle ma chi... Vabbè Tu sei l'uomo degli Vabbè. esperimenti folli Ogni tanto Ogni tanto quando riesco ad avere il tempo per farli Mi diverto un sacco Allora intanto Facciamo le solite. e nudi... Di solito si fa, sai, quando c'è un ospite, si fa. Allora, ospite, presentati. No, facciamo il contrario. Mi presento io perché qua. <ride> Quello che non conoscono sono io. <ride> allora, ragazzi, benvenuti nel mio canale. Grazie per chi arriva da parte del signor Karim. Mi chiamo Giovanni Santocito Ho fondato una società che si chiama Slim Dogs. Non so se ne avete mai sentito parlare. E nella vita mi occupo di produzioni video. E grazie al mio amore per le produzioni video ho conosciuto questo tizio qua accanto. Che io stasera devo fare una sorta di coming out perché, per vari motivi, racconto sempre che io ho conosciuto il mondo degli youtuber grazie a Matteo Bruno. Ma è una menzogna: è una menzogna. Intanto, scusami, Cioschio, Francesco Cioschio ha regalato 20 abbonamenti così a caso. Francesco è un grande sostenitore di questo Otto. canale, grande Francesco. Dicevo a caso, eh, di, dicevo che dico questa cosa finta perché? Perché il primo youtuber che io ho cominciato a seguire in realtà eri te. Ghi. E ti di, racconto anche la situazione. Ero. Tutto stavo giocando ad Uncharted. Ero davanti eh, alla play che giocava ad Uncharted. Ed era il periodo in cui. C'era Lost E quindi mi metteva a cercare A un certo punto cercando roba su Lost Backstage, cose così Ho trovato, c'era un tizio che parlava di Lost Vediamo che dice questo Ho fatto partire questo video E c'era sto ragazzo torinese Giovanissimo davanti alla cam Che parlava di Lost E mi faceva spaccare dalle risate Oltre che a parlarne in un certo modo E da lì ho cominciato a vedere Tutti i tuoi video e okay, poi ho madonna... scoperto il mondo di YouTube, degli youtuber, anzi, non di YouTube, quindi sei stato tu. Non credo che nessuno in 13 anni mi abbia mai detto che il primo video che ha visto mio sia stato quello di Lost. Mai. È quello. Mai. Cioè, totalmente a caso, fra l'altro. Totalmente a caso. Perché cercavo altre cose, cercavo qualcuno che parlasse di Lost, però sai, quando c'era il periodo che si cercavano, non so, le, le teorie sui vari misteri, sulle varie cose, io cercavo sì. quella roba lì, invece ho trovato te che mi hai fatto, ha fatto ridere il video, quello di Lost, e da lì poi ho cominciato a seguire il tuo canale e a seguire tutto quello che poi. Perché ovviamente al tuo canale sono arrivato a vari altri canali. Anche c'era Mattia Victor. C'era altra gente, sì. e da lì poi ho scoperto il mondo YouTube. E poi è arrivato Matteo, in realtà. <ride> Beh, va bene, buona Allora, ragazzi. Arriviamo, cominciamo, arriviamo al clou della serata. Dicevo, eh, Karim, non vorrei che questa sera fosse una... Eh, intanto c'è l'assista Michela che sta facendo un ride con altri 37 utenti. Benvenuti ragazzi, grazie per essere passati questa sera. Allora, dicevo, questa sera non vuole proprio essere una sorta di visita dallo psicologo, però... La tua carriera, cioè, dal punto di vista del, del cinema, tu sei una delle persone più strane che io abbia mai conosciuto, cioè, perché di solito, sai, quando si parla con qualcuno di film, si parla sempre, ah, il mio film preferito, le cose, che bello questo, che bello quell'altro, invece ogni volta che penso a che film si è visto Karim, eh, con cosa si è fatto del male Karim, a meno inizialmente era così, poi ovviamente ci siamo conosciuti, so che le cose sono cambiate, eccetera, eccetera. Certo. Però per la maggior parte delle persone che ti conoscono, tu sei quello che si faceva del male vedendo la merda. Quindi l'elenco dei 10 film che hanno in qualche modo condizionato la tua vita, per quanto mi riguarda, è tremendamente curiosa come cosa. Cioè, sono veramente curioso. Quindi la intanto ti faccio la perché te l'avranno fatta in un milione di sì. persone? Perché ti facevi così del male? Perché continui a farti del male? Perché oggi è uscito il tuo video alle due, grotto che sì. io ho visto, dove sì. ho detto: Niente, non ce la fa a non farsi del male, uomo Perché? Perché trovo che ci sia molto più da raccontare la maggior parte delle volte quando guardi un qualcosa che neanche tu stai capendo bene il senso o la forma addirittura, eh, raccontandolo agli amici. Io mi rapporto mm -hmm. sempre. Con, i, con le persone che ho intorno, quando devo raccontargli una cosa, non è mai una cosa a caso, è sempre qualcosa che finisce in un modo strano che la gente non si aspetterebbe uh -huh. mai. E i film di merda sono sempre così: soprattutto quelli involontari hanno delle genialate involontarie, delle, del, diciamo delle inge ingenuità ecco, uh -huh. involontarie, che sono sempre incredibilmente divertenti da raccontare. Beh, non penso che era quindi... involontario il tizio che parlava a Rutti, cioè. No, lì è ancora meglio. Cioè. Lì si sono proprio seduti ad un tavolo e hanno detto: Sì, sì, va benissimo. Hanno detto cioè. cioè, è, è ancora più interessante per me capire il viaggio mentale che hanno fatto per, per il credito. Ragazzi, pensiero. sicuramente l'avete visto. Se non l'avete visto, appena finiamo qua, andatevi a vedere il, il video di Karim su Grotto, che è una delle sue Grazie. ultime follie. Allora, Karim, domanda Grazie. importantissima. Ti è piaciuto, Tenet? Non l'ho ancora visto, ah eh, ok, allora non Se tu parli, come idea. purtroppo la mia priorità è strana con i film perché no. in realtà io sono un appassionato di cinema, ma non così tanto. Nel senso, mm. quando le recupero, li recupero. Capita così? Se ce n'è uno veramente che nella maniera più assoluta devo recuperarlo, lo faccio il prima possibile, come è stato per 1917 mm -hmm. perché quello lo volevo vedere. È stato incredibile. Mm -hmm. e, e tra l'altro, guardando non tanto spesso i film, mi piacciono quasi tutti. Tutti, anche quelli che hanno le debolezze più grandi, non importa perché ne guardo talmente pochi ultimamente mm -hmm. che vanno bene tutti. Cosa La magia sei... del cinema mi colpisce ogni volta. Cosa stai guardando? Sei più buttato sulle serie TV? Stai un pochino di più, un pochino di più semplicemente perché sono un po' più fruibili a episodi. Però mm. eh, ogni tanto mi faccio qualche monografia ogni tanto quelle le faccio ancora prendo un attore e mi guardo tutto, tutto quanto, quello che c'è o... guarda in quel caso io ho deciso di farmi del male l'altro giorno ho visto la prima puntata di fate la serie sulle Winx e ti devo dire che è una monnezza adolescenziale però passabile cioè, è comunque una okay. monnezza perché vabbè di che stiamo parlando però okay. se tu pensi ok sono una ragazzina di 14 anni in preda alle crisi ormonali Può piacermi perché cioè non c'è uno brutto manco manco per niente cioè tu, sì. manco per tutti bellissimi incredibili eccetera eccetera e christian de siga sai qua in questo canale c'è un tizio che si chiama. c'è un nick cristian de siga okay. chissà ma che è passa è il gatto è il gatto, sì. <ride> il gatto infatti adesso ha il suo sederone su ok ecco ok Chissà se è Christian De Sica veramente oppure no. Boh, siamo, siamo così. <ride> indecisi, Ma ogni tanto fa quelle due o tre battute che potrebbero essere da Christian De Sica. Quindi chi lo sa? Siamo in dubbio. Allora, cominciamo. Cominciamo con questo elenco di 10 film. Ricordo alla chat, ragazzi: non è una classifica, non è dal più brutto al più bello. Sono 10 film che nella vita di Karim, per un motivo o per un altro, sono. Importanti. E adesso, Carim, allora. ce li racconta, ci spiega perché, eccetera, eccetera. Allora, Ogni, ognuno di questi dieci film è un, um, un tassello della, della mia vita, leggermente. Mm -hmm. e non solo tanto a livello di temporale della mia vita, proprio quanto caratteriale. Nel senso, ogni mm -hmm. volta che nominerò un film è perché qualcosa è successo. Esatto. Eh, Sono cambiato io, è successo qualcosa nella mia vita. Il primo, partiamo dai più banali poi scendiamo nell'abisso. Il primo è Jurassic Park semplicemente perché è il primissimo film che io ho visto al cinema avevo 8 anni il primissimo mio padre mi ha portato per la prima volta al cinema a vedere Jurassic Park l'ho guardato tutto con le, le mani nelle orecchie perché non ero mai stato in un cinema è come andare in guerra praticamente eh sì. quando sei un bambino sentivo un, un bordello c'è la scena iniziale dell'elicottero quando passa sopra il, il sito archeologico è stato un inferno per me. Per me, il, il mio Vietnam è stato quel cavolo di, <ride> di Jurassic Park. però è il primo film che ho visto al cinema. Era il periodo in cui ancora prima entravi in sala, poi andavi a prendere i popcorn, quando sì. il film era iniziato, non so perché. E quindi mio padre mi aveva lasciato insieme a una signora che io non conoscevo. Mi ha detto stai con lei perché io devo andare a prendere i, i popcorn. Quindi è stato proprio un trauma da tutte le parti. Lo guardi, è stato tremendo. <ride> <ride> Però è stato Se il non mio mi primo. Lasciare film. qui, ti prego. È stato, mamma mia. Mamma mia, sì, Beh, sì, 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 sì. Quindi, Jurassic Park, Daniele, ragazzi, che ringraziamo. Sta in chat a fare il moderatore. L'avremmo avuto su Discord questa sera, ma c'è un piccolo problema tecnico che non ho avuto il tempo di risolvere. Quindi, a presto ce lo riavremo. Intanto, Daniele si segna i film e poi alla fine rifacciamo l'elenco. Quindi, Jurassic Park, poi, <coughs> scusami, ho preso una roba. Il secondo film <coughs> è il film che. Probabilmente facendo dei calcoli mm -hmm. mentali, è il film che ho rivisto di più nella mia vita. Mm. Che è Io speriamo che me la cavo. Ah, be <ride> bellissimo! Se vuoi bere, Karim, bevi. Cioè... Sto bevendo, è que eh, que quello che mi ha <coughs> Bellissimo, io speriamo che me la cavo. È bellissimo. È bellissimo davvero, bellissimo. è proprio un film che tra l'altro la gente conosce, non è neanche uh -huh. uno di quei film sconosciuti, la gente lo conosce e semplicemente lo ha accantonato nella memoria, eh, uh -huh. però quando lo tiri fuori ogni volta dico sì è incredibile, esattamente. <coughs> Ed è un film per me molto accomodante, molto... Uh -huh. che mi dà molta familiarità guardarlo, perché lo vedo da vent'anni, da, dalla prima volta che l'ho visto, e man mano non ho mai smesso di riguardarlo perché non lo so. È, è un film che è molto emozionante nella sua semplicità. Perché è uh -huh. semplicissimo, con una storia semplicissima. Ma gli attori sono incredibili, tutti i bambini sono incredibili. Paolo Villaggio fuori di testa, visto. È, è, è proprio il, film, il primo film che ho guardato di, di Paolo Villaggio al di fuori di Fantozzi quando Stes ero piccolo. Stessa cosa. Ed è stato un colpo, uh, e ogni volta che lo riguardo ci ritrovo qualcosina maturando anche io, un po' mm -hmm. eh, di Corsano, questa città che in realtà non esiste. Mm -hmm. eh, dovrebbe... il libro, perché poi mi sono recuperato tutti i libri, eh, <coughs> i libri sono eh, questi libri eh, scritti da Marcello D'Orta. <coughs> yeah. Tranquillo, tranquillo. Sì. Eh, questi libri scritti da Marcello Dorta, che è un maestro eh, elementare, eh, che ha racchiuso delle poesie di bambini napoletani in questa eh, cittadina chiamata Arzano. In realtà nel film l'hanno solo un po' modificata. E sono tra i libri più divertenti che io abbia mai letto, ma anche molto emozionanti, esattamente come il film. M fa molto ridere, ma fa molto emozionare. Ti, ti proietta in uno spaccato che magari eh, a cui tu non sei abituato, e quindi ti racconta anche un po' di storia di quel periodo in Italia. Ed è stupendo. E quindi lo, ri lo rivedo ogni volta, ma cioè, rivederlo in realtà non credo di averlo più rivisto. Io me lo metto in sottofondo, eh, esatto. anche solo ascoltandolo mi, mi piace, quindi. Quello è stato il film anche per me, comunque, che mi ha fatto scoprire. Io pure ero piccolino quando lo, lo vidi in TV e mi fece scoprire che oddio, ma quindi questo non fa solo ergoglio. Cioè, questo attore non fa solo il personaggio riticolo. Fantozzi. Fa, perché anch'io ero piccolo, non, non capivo Fantozzi. Fantozzi l'ho cominciato a capire più o meno a 17-18 anni rivedendo, e ho detto: ah, però aspetta, ecco di cosa parlava sta roba. Esatto. esatto. E Mi fece scoprire anche a me in quel modo e presi anche io il libro. Giusto, la... una zia insegnante delle elementari che quando scoprì, ah sì, assolutamente, sì. tieni, qua c'è il libro. È molto, 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 molto particolare, molto tremendamente malinconico. Tantissimo, tantissimo. Sì, sì. Bene, grazie carina. Allora, andiamo avanti. Otto. Andiamo avanti. Allora questo è il. Um, ah, li ho fatti. In, questo per me è il terzo. Ho invertito i numeri, però. Vabbè. Dai! E, e questo qui è l'ultimo dei film, diciamo, banali, tra virgolette, da mettere in classifica. Però lo dovevo mettere. È Dogmen di Matteo Garrone. Ok. Recente. Semplicemente. È molto recente. E uh -huh. l'ho messo perché è un po' il punto di riferimento, per quanto mi riguarda, uh -huh. del cinema italiano degli ultimi dieci anni. Perché, forse anche di più, diciamo 15, però nel... ho questa sensazione che negli ultimi dieci anni, per stringere un po' i tempi, eh, il cinema italiano abbia ribaltato la situazione che c'era invece 15 o 20 anni fa. Nel senso mm. che prima i film belli erano quasi solo quelli d'autore o qualche rara eccezione. Tutti gli altri erano commediole o sì. spazzatura. Adesso è completamente l'opposto. Adesso sono tutti molto sopra la media, quelli medi, poi uh -huh. ci sono un sacco di capolavori, secondo me, e poi ogni tanto ci sono i film di merda, come dovrebbe essere, insomma, come in qualsiasi tipo di mercato cinematografico. Dogman è stato per me una svolta incredibile, perché mai avrei pensato di che mi potesse piacere così tanto un film del 100% italiano ambientato in Italia con attori cioè completamente italiano mm -hmm. e, e non solo è incredibilmente bello ma secondo me è molto più bello di qualsiasi altra cosa abbia visto l'anno in cui è uscito ed è fantastico anche perché un po' colpisce le, le corde giuste per me cioè? come gusti personali è una storia semplicissima del canaro la, sì. la storia del canario di, di, di Roma, eh, di, di questo rapporto tra un bullo camorrista, tra virgolette, con un, un uomo semplice, semplice molto, sì, molto esatto. semplice che lavora. E che anche gli uomini più innocui e innocenti e semplici del mondo possono trasformarsi in degli animali se, se messi nell'ambiente sbagliato, insomma, quindi periferia di Roma un po' disastrata e compagnie poco affidabili, insomma, e, ma è fatto con una. Con proprio un menefreghismo, questo film delle, delle emozioni. È proprio un'enorme un ginocchiata in faccia sì. dall'inizio alla fine. E quindi io mi sono innamorato perché è proprio il, il tipo di film che piace a me: è molto semplice, ma molto crudo, molto diretto, molto graffiato è tutto sporco. Anche se ha una fotografia incredibile, visivamente, sono... no, visivamente ma... è una roba fuori di testa! Cioè è proprio Mamma mia! E quindi è un po' il simbolo per me del ribaltone del cinema italiano, Dogman, che adesso finalmente tu puoi andare al cinema e su dieci film italiani, bene o male sette o otto sono più che, più che decenti da andare a vedere. Poi ci sono le commediole, poi c'è la spazzatura, ma sono in piccola parte ormai. E infatti mh, Dogman è stato in mezzo a tutti i film che mi sono recuperato negli ultimi uh -huh. anni italiani. Sono recuperato un sacco di roba e sono tutti incredibili. Dogman, fico, bello, È molto. bello, sì vai andiamo avanti eh, ok qui inizia un po' la discesa verso l'abisso dei vai, film strani vai, ma qui è per un motivo molto specifico ora. il quarto è un film un po' vecchio che io non credo che abbiano mai più rifatto neanche in televisione che era proprio un po' una merda si chiama Shriek con il sottotitolo A Impegni per Venerdì 17 oddio me lo ricordo <ride> che monnezza Sì è veramente orrendo era uno del filone di Scary Movie però secondario quindi proprio la, la, la sottomarca è già la merda quindi... uscì subito dopo subito dopo eh, esatto esattamente. Subito. Eh, da, esattamente. però questo film è importante per me perché non lo riesco più a guardare come si deve perché quando lo guardai io ero a casa dei miei genitori avrò avuto 16 anni 16, 17, 15 mm -hmm. anni insomma giù di lì ero in camera mia e io non avevo il televisore in camera mia, quindi avevo comprato un vecchio televisore con l'antenna, sì. a baffo, in bianco sì. e nero, che eh, avevo trovato in un mercatino dell'usato, e l'ho so, visto che funzionava, e lo tenevo lì ogni tanto per mettermi qualcosa da guardare, e avevo, davano Shriek, ed era una merda, ma proprio una merda, però lì... Eh, arriva una telefonata a mio padre. E, mm. e la, la madre, mia nonna, mm. eh, giù in Iraq, ha avuto un incidente stradale gravissimo. Oddio. E quindi, durante il film io ho visto mio padre completamente disperato: disperato perché lui era qua in Italia certo. e andare giù era un disastro. E quindi c'era lui che si dava la colpa del fatto di, di non essere stato lì, insomma, era, era stata una scena tremenda e io adesso ogni volta che vedo, o se mi ricordo di Shriek, ehm, insomma ho questo ricordo molto confuso di quella notte lì che è successa questa cosa qua... E quindi è un film molto strano ma che rappresenta un, una parte molto particolare perché è un ricordo di mio padre che non ho mai più vissuto, non ho mai più visto mio padre in quelle condizioni lì, mai, mm. mai in tutta la mia vita e quindi quel film lì è, è rimasto proprio impresso, rimasto proprio, tantissimo. A metà film, infatti, non credo di averlo mai finito Shriek, perché era a metà quando è successa questa cosa. È e... pazzesco. Beh, però. Eh, sì, è molto strano. Rimangono, intanto, sì, ovviamente, nella <ride> chat scrivono ci spiace, mi spi spi spiace pure a me, ovviamente, dell'accaduto. Però è certo. strano come determinate cose rimangono in mente. Anche un film che probabilmente se non succedeva quella cosa lì lo dimenticavi il giorno dopo. Molto probabile. Ne allora, a scuola se ne parlava tanto di Ciri sì. perché era una merda. Sì, era tremendo, eh, però è successa quella cosa lì e quindi sì, sì, è rimasto nella mia memoria più di quello che avrebbe dovuto so. sì, Mi però. ricordo che è uscito subito dopo Scary Movie perché dal successo di Scary Movie qualcuno provò sostanzialmente a fare la stessa cosa Perché era sempre parodia di film horror eccetera Cioè, un po' più, molto più stupido, molto più brutto e senza senso eh, non credo andarono avanti più di tanto, mi pare che di quel filone ne fecero altri due, tre una roba del genere no Adam White, l'Asylum fa capolavori in confronto no beh ma Shrek era proprio era quando le parodie erano soltanto un mischione di generi non erano vere e proprie parodie ma era soltanto metto questo perché è famoso metto sì. quell'altro perché è famoso <ride> bene, andiamo avanti mi allora, dispiace che ti ho costretto a ricordarti questa cosa. No, in realtà lo, cioè, non lo racconto neanche a nessuno perché mm -hmm. è, è, un, è una cosa personale, ma che si può tranquillamente raccontare. Voglio dire, solo che non è una cosa che tiri fuori parlando con gli certo. amici. Certo, ecco, diciamo così. Allora, in quinta posizione c'è Fast in Furio Sotto. Ok, c'era allora. Cecilia Ragdoll che diceva: Non vedo l'ora che tira fuori Fast and Furious. Lo dice tipo Eccolo. da 10 minuti: Fast Eccolo and Furious qui. 8. Perché? Allora, io te lo dico, Giovanni, io te sì. lo dico. Fast and Furious 8 per me è uno dei migliori film della storia del cinema. L'ho detto, ci credo per davvero. Ok, allora, io ti dico da parte mia: A me la saga di Fast and Furious. Piace, ecco, cioè, ecco. io mi diverto un casino quando vado a vedere Fast and Furious. c'è cioè, calcola che quando esce il trailer dei Fast and Furious, che ormai durano quasi più del film, perché il trailer dei Fast and Furious <ride> du durano tipo 4 minuti e mezzo, una roba del genere. Però non vedo l'ora di andare al cinema a godermi quello spettacolo assurdo perché sono bellissimi secondo me. Spiega perché secondo te Lotto è uno dei film più belli della storia del cinema. Va, per l'esatto motivo che hai spiegato adesso. Ogni tanto uh -huh. mi dimentico, anche un po' la gente si dimentica, ma non è che si dimentica, è che dipende da, 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 dal tuo punto di vista quando entri in una sala cinematografica. Il mio punto di vista nell'andare a vedere un film ma non per forza al cinema ma diciamo di vedere il cinema uh -huh. è quello che devo essere esterrefatto ogni secondo, per me quello okay. è il cinema devo avere la bocca aperta costantemente e negli ultimi anni non c'è, forse qualche Mission Impossible ma a parte quelli l'unico che mi ha fatto rimanere con la bocca aperta dall'inizio alla fine è stato Fast and Furious 8 perché è una ciofeca di film incredibile ma è cioè, si ci, 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 ci sono divertiti talmente tanto a registrarlo quel film. E hanno detto: Ma mettiamoci tutto. C'è cioè, una scena con The Rock nel ghiaccio che spinge via col piede un missile. missile, un missile. Cioè, con la mano, <ride> con la. Proprio... No, col piede, sì, col piede. Col piede. piede, lui si tiene la portiera e col piede, lo spinge via. Col sottomarino che sale e si distrugge tutto il ghiaccio. Cioè, dove la vedi quella roba là? <ride> da nessuno. Adesso è uscito il trailer di Fast and Furious 9. C'è questa scena di. Un'auto e un camion. E nelle strade parallele, con in mezzo un palazzo. Questo camion dentro ha una calamita gigante. Che attira l'auto mentre sta andando, e la fa passare attraverso i negozi, e la fa andare contro il camion. Quella scena l'hanno girata per davvero. Ci hanno sì. messo otto mesi. Otto mesi di preparazione per una scena che dura tre secondi. Ed è fuori di testa. Si vede l'inquadratura che segue la macchina che distrugge un palazzo e va dentro il camion. Non può non essere cinema. Non può non essere il cinema proprio quello nudo e crudo. Quello è cinema. E a me non frega niente di vedere eh, uh, Wes Anderson. Bravo, bello. Ma non è, non è le, le, quelle macchine che cadono dai parcheggi quando loro in Fast and Furious Otto attivano le auto dai parcheggi e le fanno cadere giù per, per far fermare gli altri. Io... è incredibile. È incredibile. Sì, sì, sì. del cioè, quando, voglio, quando vado al cinema, io voglio vedere. Voglio vedere Transformers 4. Dove c'è la scena dove cadono tutti gli, 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 i veicoli dal cielo. Voglio vedere um, Mission Impossible. Dove spara, Mission Impossible 3, dove sparano i missili sul ponte e distruggono tutto. Io voglio vedere quello. Wes Anderson che fa i video in 4 terzi. Con le persone in diagonale, che bello, bravo, artista. Però io volevo vedere, capito? <ride> sì, sì, <ride> sì, sì, sì. Io volevo vedere che magari nel 4 terzi esplodeva qualcosa. Volevo vedere delle cose. <ride> No, io però, no, però comunque. su Fast and Furious sono assolutamente d'accordo al 100%. Io mi diverto tantissimo. Siamo andati a vedere eh, come lo spin-off, come si chiama? Hobbs, Hobbs and Show. Quanto cioè. cazzo mi sono cioè. divertito. <ride> Ma quanto mi sono divertito. Cioè, c'è un momento quando lui sono tutti e tre in macchina: lui, lei, lui, la ragazza e l'altro, che come cazzo fanno entrarci tutti e tre nella macchina, bam, non si sa. Dove a un certo punto The Rock tira fuori un braccio, agguanta il tipo che li stava inseguendo nella moto, se lo trascina, cioè proprio così, capito? È la macchina cammina e a un certo punto gli spiaccica la testa su un muro. Fine. Cioè, è assolutamente fisicamente più che impossibile, sì, sì, assolutamente. E lì è il fomento che manca molto spesso. Cioè, ma questa è una cosa mia: nel senso, quando guardo un bel film, no, come è stato 1917, come sono i film mm -hmm. di Wes Anderson, è proprio i film quelli belli, moderni, e eh, per, perfetti, no, dall'inizio dall alla fine, con perfetti mm -hmm. i colori, la regia, è tutto perfetto. E dici, porca miseria, veramente un grandissimo film. Però quando poi guardi Fast and Furious 8 e sei tutto il tempo sull'orlo della sedia, che hai l'adrenalina a mille, e cazzo io mi ricordo, ah ecco cosa cazzo mi piace del cinema, è questo. Mi piacciono i robottoni che lottano, mi piace Godzilla contro King Kong, mi piace Godzilla, il re dei mostri mi piace L'adrenalina a mille. Esatto, esatto. Quello per me è il cinema vero e proprio a livello grezzo, proprio di intrattenimento, è quello. E Fast in Furio 8. Sono, sono, guarda, mi trovi assolutamente d'accordo. Ragazzi. Intanto in chat mi dicono tutti quelli che dice: Giovanni, ma te l'hanno detto che esiste il gioco di Fast and Furious? Sì, lo so, ma so che è anche una merda. Non l'ho provato. Non so se tu l'hai provato, Karim. Io so. Che l'ho provato e finito. È una merda. O si può fare? È una merda, però. Diciamo che se sei amante della spazzatura E poi l'ho fatto in live, tutto ah, E madonna. la gente si è divertita molto Perché eh, di solito ti dicono È una merda E quindi tu lo guardi due gameplay Non ti piace e lo molli mm. Ma eh, in realtà ha riservato delle sorprese Niente male Come parlavamo prima dei film brutti no? Se tu mm. li guardi tutti all'inizio Trovi sempre qualcosa che ti chiedi Come sia possibile E quel gioco lì Ti, ti spoilerò un po' il finale sì, Finisce sì, infatti, con un eh, Tu devi fermare uno shuttle che parte Con le auto eh, Devi fermare uno shuttle che parte Parte. Questo shuttle per sbaglio si mette in orizzontale e parte in orizzontale, e tu lo insegui con le auto Madonna e salta the rock sopra lo shuttle in orizzontale. Era poesia. Era poesia. Cioè, dove, no. Esattamente come Fasso Infusione. Dove vedi quelle cose nei videogiochi? Da nessuna parte, perché sono una merda da una parte, ma incredibilmente eh, geniali e poetiche. Dall'altra. Secondo te, come, come <ride> ci pensano a queste cose? Cioè, fanno col paroliere tirano i dadi. Come fanno? Perché cioè, non, non, non te può venire in mente a uno sano. Non gli può venire in mente una roba del, di... cioè, ma neanche con tonnellate di roba particolare ti può venire in mente facile una roba di quel tipo. Assolutamente non so. Ma infatti non è piaciuto a nessuno perché poi il resto del gioco è comunque divertente, si scappa da una montagna che crolla, cioè c'è cioè proprio delle robe. Poi tu spari i ganci. C'è. Cioè, la prima cosa che fai è un inseguimento con un overcraft dove gli spari i ganci per staccargli i pezzi. proprio follia, pura follia. Con, con le auto, con le auto, tu devi <ride> nasconderti <ride> e infiltrarti nel... come fosse Cars. Come se fosse Cars 2 quello con gli, <ride> ragazzi. Preparatevi perché nel canale mio si farà sicuramente questa merda. Grazie, Karim, per oh avermi mio fatto mio. scoprire questa. Ma se è una merda di questo livello, fa il giro e diventa una roba pazzesca. Sono d'accordo. Fast and Furious, assolutamente d'accordo. Andiamo avanti. Il prossimo è il numero 6, è Yuppies. Yuppies. Yuppies perché eh, a parte il mio strano rapporto amore odio con i cinepanettoni credo che Yuppies sia il primo vero cinepanettone prima mm -hmm. di vacanze di Natale mm -hmm. ed è molto bello è strano però ogni volta che lo rivedo sono convinto che Yuppies sia molto sottovalutato come cinepanettoni avendoli riguardati tutti c'è proprio una differenza perché, perché tra i... tutti. Perché? <ride> sempre le monografie. Eh, sì, sì. <ride> Vabbè, lì con amici, l'abbiamo visto con amici. Luppies quindi... è proprio un film che è, è difficile da trovare nel panorama italiano e uh -huh. soprattutto fatto così bene, ed è incredibile! E lì scopri che alcuni attori effettivamente sapevano recitare: tipo Boldi sapeva recitare molto più di quello che sembrerebbe negli ultimi anni, e poi c'è stato il declino. C'è un motivo se i cinepanettoni sono famosi, non solo perché è il film per l'italiano medio fatto dall'italiano medio, ma anni fa era completamente diverso. C'erano film, esatto qualcuno dice in chat, grandi magazzini, c'era Pompieri, c'era Scuola di Ladri, qualcosina c'era, tutti i film di Pozzetto, però quelli già sono a parte. Mm. Però i cinepanettoni erano più che decenti. La gente si dimentica che i protagonisti dei primi cinepanettoni era Jerry Calà, sì. Non era De Sica il protagonista, no. era lui il Bonaccione. E da lì che lui. infatti tutti dicevano: Ma com'è possibile che Jerry Calà sia il bonaccione? E lui diceva, come ormai è diventato un marchio di fabbrica: Io non sono bello, ma piaccio. No. Lui era tipo l'oggetto del desiderio delle donne in quella serie, Jerry Calà. Esattamente, e lui era, e lui, loro sapevano perfettamente che non fosse un sex, un sex symbol Jerry Calà, infatti glielo facevano dire ogni due secondi. Però comunque lui era il protagonista molto spesso. Ehm... L'hai visto l'ultimo cinepanettone? Ne parliamo dopo. Ah, ok, perfetto, dai, dai, <ride> scusa. Scusa, scusa. Allora, da un, da un film specifico che mi sembra sia Natale sul Nilo in poi è un declino proprio sì. abissale, e da lì in poi sono inguardabili. E poi arrivato è arrivato Ruffini, l'amico film... duo. <ride> A lui piacciono un sacco. Sì 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 Dai, andiamo avanti. Numero 7 è Drunken Master 2. Questo Drunken Master non lo 2 conosco. È un film. Uno dei film più famosi di Jackie Chan Ok Io sono un grande amante dei film di arti marziali mm. E Drunken Master 2 è il primo film Che mi ha fatto completamente esplodere il cervello Quando io ero piccolo I film di arti marziali erano Bruce Lee mm -hmm. Tutti i bambini avevano le videocassette di Bruce Lee E tutti facevano Wata quando andavano a scuola Perché Bruce Lee lo faceva Ma a me i film di Bruce Lee A me hanno sempre fatto cagare E io guardavo i film di Bruce Lee e non mi piacevano Perché le scene d'azione erano Troppo semplici per un film uh -huh. di arti marziali, a un certo punto in televisione vedo uh, Drunken Master 2 e le coreografie di questo film. Santo cielo, le coreografie! Che fanno queste coreografie che sono dei balletti dove lui immerge anche lo scenario all'interno, uh -huh. sai, le scale, i quadri. Sì, le... sì, Lì. Lì era anche ambientato in un'epoca diversa, era ambientato proprio in un tempo molto più antico rispetto ai film di Jekyll Chan, e, e lì lui utilizzava la tecnica dell'ubriaco, e quindi era proprio. Una bellezza che non avevo mai visto, la tecnica dell'ubriaco. L'ho visto mm. e mi sono innamorato di quel film lì. E mi ha rivoluzionato, perché poi da lì io sono, ho, sono esploso, sono iniziato, ho iniziato a vedere i film di Muay Thai, io, a dividere un pochino i generi di, di arti marziali, eh, anche i paesi, la Thailandia ne fa un genere, eh, il, la Cina ne fa un genere, il Giappone, la Corea, cioè mm. sono proprio... Se vuoi vederti un bel film di arti marziali, mostruosità nel senso buono, mm. si chiama... Eh, la, notte su, la notte su di noi se non mi ricordo male ed okay. è fuori di testa è un film di arti marziali violento ed è incredibile hai presente quando Jackie Chan picchia con le scale che non esce sì. un filo di sangue sì. lì è l'opposto ed è fantastico Io non sapevo di questa tua passione per i film di arti marziali eh, adesso non gliene frega più niente ne ha, ne ha fatti 140 nuovi Van Damme nessuno sa cosa siano si è, è vero <ride> nessuno sa ne... Non ma è perché è credo che ormai un po' gli arti marziali da, da, dopo Matrix sono, diciamo, son, son, è cambiata un po' la concezione no? delle arti marziali da Matrix in poi e hanno cominciato a mettere dappertutto sì, e sì, quindi, sì, ma in... Infatti le arti marziali adesso vengono introdotte in altri tipi di film, ehm, prendono dei coreografi eh, apposta per fare solo quelle scene lì e prendono anche gli attori giusti, infatti in Fast and Furious c'è Tony Jean, c'è sì. Jason Statham che ha anche una cultura di arti marziali, quindi li prendono apposta per farsi massacrare per bene i dvd in Europa li trovi, tipo mm. io in Germania trovo sempre cofanetti che non esistono da nessun'altra parte del mondo sia horror sia di arti marziali e li prendo da lì, tanto c'è sempre la lingua originale thailandese mm. con i sottotitoli in inglese che me li guardo e così e tiri dritto vai andiamo avanti e... il numero 8 è per un motivo molto specifico mm -hmm. è The Force Awakens è il primo sì. della nuova trilogia di Star Wars il settimo quindi allora, diciamo esattamente per me Star Wars non ha mai significato niente a livello di crescita umana. Per questo motivo mi piacciono tutti, dal primo all'ultimo. Mm. Forse la minaccia fantasma è quello che riguardo meno volentieri perché è proprio politico, è proprio sì. brutto perché è scritto male. E quindi io ho questo amore verso Star Wars non avendo nessun affetto particolare per la saga. E credo sia proprio per questo. Perché eh. non sono così legato. Anche questa è un'opinione pericolosa. Perché, per esempio, soprattutto <ride> nell'ultima trilogia, quando si parla dell'ultimo Star Wars, soprattutto del 9. Cioè, proprio dio la merda della merda della merda. Ma ovviamente, a almeno, io ho sempre creduto che è anche semplicemente perché il capitolo finale, sappiamo quanto per tutti, è tremendamente importante la fine. Finisce in un modo che la gente non si aspettava e quindi... Non... Io l'unica scena che mi ricordo che mi ha fatto molto ridere, non mi ha fatto incazzare proprio perché non sono appassionato, ma mi ha fatto molto ridere, è quella di Leila ehm, dal finestrino. So, non volevo spoilerare troppo, però la scena, quella lì mi ha fatto molto ridere. ridere. Ridere da morire, vedere lei che vola come una matta, ma è proprio la messa in scena che mi ha fatto sì, ridere. Sì, cioè Era è di proprio... cattivo gusto, ti rendi sì. conto che tipo... Ma... Per chi? Cioè... Sì, sì, sono, sono d'accordo. È veramente. Era, era un po' comica purtroppo. L'impatto emotivo non era così. Scusate, no, l'impatto emotivo non era così forte come sarebbe dovuto essere. Per me Star Wars era la saga degli Skywalker. È finita quella storia. Basta. A me del Mandaloriano, non me ne frega un cazzo. Uguale, cioè è, è troppo laterale per fregarmene qualcosa, purtroppo, sì. nell'universo di Star Wars. Prima o poi dovremo vedere la serie del pelo per perso da Ciubecca all'interno del. <ride> Dell'astronavina, e ci fanno una serie di 10 puntate sulla vita di Sto Pelo perché ormai Star Wars lo stanno massacrando e stanno a fare di tutti i colori. Andiamo avanti, allora il 9, il penultimo film, e eh, ho scelto questo in particolare perché credo sia il più famoso della, della tipologia. Che è Salò o le 120 sì. giornate di Sodoma di eh, Pasolini? Io ho un'adorazione pazzesca per i film ehm, atroci. Uh -huh. Proprio atroci, quindi quelli brutali, quelli più violenti, psicologicamente violenti, ehm, scioccanti. Ho un, un feticcio per questi tipi di film. Uh -huh. Io no, ogni tanto mi ci perdo. Quando c'è qualche film che me lo risveglia, me ne devo guardare poi una decina. E sono uno più brutale dell'altro. E li vado a cercare, vado a cercare delle robe eh, sconosciute hai... che si vendono su Vimeo per vedere quel per tipo vede... di film. Hai visto che Abbiamo forse trovato questa tua vena masochistica che ti fa vedere determinate. Cioè, proprio ti piace, cioè farti del male, è una cosa che ti piace. È proprio quello che mi affascina: il fatto che si possa spingere un po' come Fast and Furious spinge per i film action, questi mm -hmm. spingono per il, per, il per il grottesco, per il violento, mm. per il gore, lo splatter. Però non lo splatter di eh, Freddy Krueger, no? Di, sì. di Nightmare. Non quello splatter lì, proprio quello più realistico e brutale. Uh -huh. e, um, e ce ne sono alcuni, insomma, eh, no alcuni, ma ogni tanto me li recupero. Me, ce ne sono una decina, ne prendo una decina e me li guardo tutti quanti. Non sono molto belli la maggior parte delle volte, non sono bei film, uh -huh. però hanno quella vena. Um, e. Proprio cattiva: cioè sono okay. film cattivi. Non esci con un buon ricordo né un buon feeling. Proprio tu lo guardi e stai male dopo. Ma mi piace proprio per quello perché è un, una cosa che raramente mi capita. C'è stato un film che io ho aspettato per tre anni, uh -huh. l'uscita in Italia in DVD, che è uno degli ultimi film di Eli Roth, sì. che è Green Inferno, si uh -huh. chiama. È un film, è un ritorno alle origini sui film di Cannibali, uh -huh. dove loro addirittura hanno usato una tribù vera e propria per far fare le riprese di questi ragazzi che si perdono in Amazzonia e vengono mangiati. Uh -huh. Ed è una merda, però apprezzo gli sforzi. Sì, insomma me li vado a cercare, quelle cose lì. Ho aspettato anni per guardarlo quel film lì. Ci sono rimasto male, però sono contento di averne una. è il, il peggiore? Ti viene in mente quello è il peggiore? Che è? Cioè, quello più proprio, più cattivo in assoluto. Cioè, tipo, non ci arrivo manco a pensare a una cosa del genere. Sì, me lo ricordo un paio di film. Si chiamano La L'ABC della morte, volume 1 e volume 2. Ce n'è uno nella Collector. Non mi ricordo se volume 1 o volume 2. Mi sembra volume 1. Eh, alla lettera L si chiama Libido, okay. ed è una specie di gioco al massacro classico gioco al massacro dove i ricchi guardano dalla balconata gente sì, sì. che si, si smaciulla e, e dove ci sono prove sempre più brutali. E lì c'è. In pochi minuti c'è qualsiasi porcata potessero inventarsi. Nel modo più brutale, tra l'altro. Non è neanche trash quando lo guardi, è proprio. brutale. È, è fastidioso. Okay. È fastidiosissimo da guardare, però mi piace molto. E lo, lo consiglio se, cioè, se siete. Non è, perché non è solo violento, è anche molto. Um, beh, vorrei raccontarvi qualcosa, ma è veramente tremendo, quindi magari evito. Eh, non avevo idea di questa tua. di quest'altra tua vena per. Eh... Per queste cose così, così particolari, così spinte, a me lo splatter onestamente fa impressione. Cioè, proprio io sono okay. quello che vedendo le cose troppo splatter comincia a sudare. <ride> sono è il terzo, no? che si apre il film con questa operazione, che questo gli aprono la testa, eccetera. Tutto quel son lì, io l'ho visto tutto così. Ma è diventato quasi final destination più che so. Vai, andiamo avanti. È l'ultimo è eh, quello di cui accennavamo prima: che è In Vacanza su Marte. Ecco, adesso mi spieghi. Allora. Cioè, perché allora. in vacanza su Marte merita, merita un elenco fra i 10 film che finora hanno segnato la tua vita in qualche modo. Perché a 360 gradi non c'è una cosa di in vacanza su Marte che sia umana. Io credo che sia tutto una mostruosità e una presa per il. culo. Io non credo sia vero. Perché è talmente fatto forzatamente male che non so. Io sono convintissimo che non sia vero. Si è tutta un'enorme eh, eh, supercazzola di De Sica e Boldi. Voi ricordatevi il peggior cin panettone che abbiate mai visto. Questo qui è anni luce più brutto di qualsiasi cinepanettone voi abbiate mai visto brutto, è anni luce, perché non è solo brutto, è invecchiato male perché le battute sugli omosessuali e tutte le altre cose che si portano dietro da decenni sono trattate ancora molto peggio anche degli altri mm -hmm. film, non è neanche quello guarda, è proprio che non nessuno della produzione e degli attori aveva voglia di fare qualcosa, nessuno. Quando tu vedi che loro vanno su Marte e Marte è una stanza qualsiasi uh -huh. dove il futuro per loro è guardare le cose da un vecchio iPad, uh -huh. perché loro hanno in mano questi tablet che sono degli iPad che hanno il tasto. Quindi è proprio un iPad vecchio uh -huh. da cui loro fanno vedere le cose. Lì è perché non hai... Lui non, ave... non sapevi cosa, cosa usare. E, e lì hai detto, cosa avete? Guarda, abbiamo due vecchi iPad come props, perfetto, li hanno presi, li hanno fatti usare. Cioè, quando tu vedi quelle cose lì, dici, non avevi proprio voglia. Cioè, lì non avevi voglia. Eh, veramente, due minuti prima te li sei fatti dare. Perché io non è che volessi minority report come effetti di, di futuro, però lì siamo a zero. Perché è talmente fatta male che... È, è così. fatta troppo male. E... Mm -mm. Ma male, male, loro non sanno cosa stanno facendo. Boldi ormai non ha né capo né coda no. come attore, ormai è andato completamente. Non credo ci capisca più niente, veramente, cioè non credo ci stia sì. più tanto con la testa. Ed è proprio atroce, nel senso è proprio. E chi l'ha visto è d'accordo, nel senso io l'ho fatto vedere a delle persone che non ci credevano, l'hanno visto e hanno detto effettivamente sì, è una roba che è proprio. Distaccato dal tutto il resto dei film brutti, completamente. e fuori categoria ed è una cosa di cui non parla quasi nessuno. E mi dispiace un po' perché è da studiare, ma proprio tanto. Sapete che eh, hanno utilizzato la, la stessa tecnologia per fare le scene su Marte, no? in esterno, su Marte, di The Mandalorian? Mm, con Mauro, facciamo sempre questo esempio. Anche noi in studio da noi usiamo i green screen come li utilizza la Marvel per fare i film di Avengers Però poi quelli sono dei green screen dove poi vengono messe determinate cose Noi al massimo gli mettiamo uno sfondo diverso dietro a Matteo che fa cane scemo cioè, capi? Quindi sì utilizziamo la stessa tecnologia ma sono due risultati Leggermente diversi Ah, Semplicemente diciamo, un enorme schermo led Ci hanno messo marte.jpg Nello sfondo Ed è finita così Che Boldi sia completamente rincoglionito Penso che sia più che evidente Cioè che è proprio arrivato cioè non... Va avanti per inerzia E Christian De Sica Probabilmente Vabbè so soldi in più schifo non ci fanno Non è una scusa Comunque Perché le parti dove dovevano recitare, come quelle che hai detto te, giustamente, no? Quella scenetta lì, è proprio fatta male. Cioè, manco ci credono. Sembra che proprio... Dai, ok, qual è la battuta che devo dire questo? Ah, quindi che devi sembrare che so il tuo compagno. <ride> gli tocca lì sotto, eh, fanno la battutina, le cose, è finito, andiamo avanti, tiriamo dritto. Amici, come prima è un film di merda, uh -huh. ma non è Vacanze su Marte. È un film di merda, ma almeno può essere considerato un film. Vacanza su Marte è proprio. Mh, distaccato da tutto. È proprio alien, alienante. Quando lo guardi, dici: non è, è impossibile che siano arrivati a quel livello. Meno di così veramente non si può fare. È proprio no, è proprio. zero. E la gente lo ha. Um... Lo ha, eh, a, eh, a, come, di come dire lo ha scartato questo film qui uh -huh. la gente lo ha guarducchiato un po' oppure non lo ha proprio visto dicendo no non ce la faccio più a vedere sta roba qui e quindi è finito subito nel dimenticatoio rivedendolo secondo te se ne saranno resi conto loro sono convintissimo che loro si siano divertiti da morire a girarlo perché un po' si vede nel senso uh -huh. quando sbagliavano le battute e poi c'è anche un alla fine una roba alla J.K. Chan dove uh -huh. fanno vedere gli errori alla fine del film insomma Sembra che si siano divertiti. Io ipotizzo fosse. Cioè, ogni film di De Sica e Boldi da, da almeno una quindicina d'anni a questa parte, credo sia una gogliardata. Un po' come fu Non ci resta che piangere, no? Sì. Dove lì quel film lì non era no. fatto per essere senza tempo, era una cagata fatta da due amici. Che però, se, se i due amici sono Troisi e Benigni, viene fuori una roba senza tempo. Se sono De Sica e Boldi che stanno invecchiando, no. Qui. No, qui è niente. Cioè, De Sica. Allora, Boldi, per chi non l'avesse visto, è, è il figlio di De Sica nel film. È un, questo ragazzo che finisce in un buco nero e invecchia di colpo e diventa Boldi. E Boldi, e Boldi deve fingere di essere un ragazzo giovane, tipo un diciottenne, un ventenne, e non fa altro che dire ad alta voce cose. Loro non l'hanno scritto in modo che lui faccia delle cose da giovane. Lui non riesce più a recitare, quindi le dice. Dice, parla da solo alla telecamera. Dice, eh, tiro fuori il cellulare perché questo è quello che facciamo noi giovani. Cioè, io cosa sto guardando? Cioè, lui ad alta voce ha detto: Questo è quello che facciamo noi giovani perché ha paura che il pubblico si sia dimenticato all'improvviso che lui, fosse lui è il genio. E io cosa sto guardando? Cosa... Perché è successo tutto questo? E io non capisco e quindi mi ha affascinato molto. E mi dispiace che la gente lo, lo, lo abbia accantonato. Perché è importante vedere queste. Sono manco più se lo fanno per i soldi, perché credo che lo facciano solo per probabilmente per divertirsi se non sbaglio non fa nient'altro neri parenti, che... io conosco il figlio i neri parenti perché abbiamo fatto un film che abbiamo fatto io e Matteo, Matteo alla fotografia e io al, al montaggio C'era cioè, il figlio i neri parenti era in produzione quando abbiamo preso un po' di confidenza qualche battutina sui film di merda del padre gliel'abbiamo ovviamente fatta <ride> no? e, lui mi faceva... e lui mi rispondeva sempre oh, io mi sono fatto i meglio viaggi della vita mia perché tutti i cinepanettoni si sono ambientati in posti assurdi, lui andava con, uh, con il padre, ovviamente faceva da assistente perché stava imparando il mestiere, eccetera. Mi rispondeva sempre, oh io ho fatto i meglio viaggi della vita mia, eh, ok, certo. eh, ma sei divertito. Va bene, Come sta quando ti sei messo lì a dire, vabbè, mo Giovanni vuole sti dieci film, è stato facile, è stato complicato? I primi, diciamo che metà, i primi cinque sono usciti velocemente. Gli altri cinque ci ho dovuto pensare un pochino. Ci sono tanti film che per me, per un motivo o per l'altro, un, un motivo un po' più piccolo, un motivo un po' più grande, eh, sono importanti. Eh, però questi secondo me rappresentano i più macro argomenti della mia vita. Mm -hmm. Fino ad ora, chissà. Chissà, esatto. esatto. Chissà. Chi allora, sa. i dieci film di Galim sono Jurassic Park. Io speriamo che me la cavo. Dogman, Shrek. Poi ha impegni per venerdì 17 era Fast and Furious 8 Uppies Drunken Master. Giusto. Star Wars episodio sì. 7, The Force Awakens Ok. Salò e le 120, 120 giornate di Sodoma. E in vacanza su Marte. Che sì. ti, ha, ti ha sconvolto proprio. Questo no, ragazzi, questo non, mm. io non riesco a guardarlo. <ride> C'è uh, LP dice: Sembra la lista di un serial killer. <ride> Sembra una. Sì, è è una, ci sono dei film dentro che non ci azzeccano l'uno con l'altro. Questa cosa nasce da una volta. La prima volta l'ho fatta io. la lista dei dieci film più importanti della mia vita. Ovviamente c'era Ritorno a Futura, Indiana Jones, c'era tutta questa roba qua perché figurati. E da lì è nata l'idea di rompere le palle alle persone e di chiederlo perché il solito dai i tuoi dieci film preferiti, un po' banale. Invece qui si riesce a meno a discutere, a tirare fuori qualcosa di interessante vabbè senti io te lo devo chiedere ruffini come sta eh, bene credo sembra mm. che abbia un rancore tremendo verso mm. chiunque eh, o, dopo la mia intervista ha fatto un'altra intervista in un podcast però non ah. so più se ci sia non mi ricordo neanche più il nome ed era comunque molto non con me in generale mm -hmm. non lo so sembra sempre sulla difensiva perché giustamente sembra sempre che lui vada a fare l'intervista o vada a parlare con la gente che gli dia contro, no? Uh -huh. Però ma in io realtà... Non, non era il tuo intento nel video, scusa se... Allora, no. il, il, è stata molto criticata quell'intervista lì. Sì, ho dire, visto. Eh, per, perché eh, la gente mi ha detto, ma non gli hai risposto a modo... Ma non dovevo, perché mm. l'idea di quell'intervista non era neanche lontanamente quella che è venuta fuori. Purtroppo è venuto fuori quello. Mm. Io ho dato... Il 100% di libertà a Paolo di parlare e lui ha detto mh, ha, parlato tutto, ha detto tutto quello che voleva. Lui è partito in quinta con quella intervista lì. Mi ha subito messo alle strette interrogandomi come uh -huh. un professore. Cioè Lui mi ha detto: Dai, parliamo un po' all'inizio dell'intervista. Qual è il tuo regista preferito? Gli ho detto, guarda. Mi piace molto Spielberg e lui ha iniziato a farmi delle domande molto specifiche, ma molto specifiche, nel senso mi ha chiesto tipo come si chiama il direttore della fotografia. Eh, e vabbè. non so niente, ragazzi, non so nulla. Io mi piace il film, mi piace Determinal, te lo dico, mi piace Determinal. Però lì è stato tutto bene o male così, sai? Tutta, è stato molto sulla difensiva. Lo capisco anche perché, eh, ma il fatto di volermi continuamente sminuire mi ha un po' messo all'angolo. E uh -huh. quindi io l'ho lasciato parlare. o Gli ho risposto anche, però ho tagliato via tutto. Semplicemente perché non volevo. Pensa. Lui a un certo punto ha fatto un discorso su internet. Su, uh -huh. su, Sull'internet, sì, mi ricordo. E lui è, era convinto che io facessi ancora le recensioni, per dire. Quindi. Ho capito che non è che si fosse, diciamo, fosse al passo con quello che è successo negli ultimi anni, né nel mio canale né in generale su internet. Perché sono convinto che lui sia una persona molto distaccata da quel punto di vista. Sì. Quindi, quando lui eh, si parlava di libertà di espressione, perché lui nell'intervista, cosa che ho lasciato, lui ha detto: ehm, nel, Grazie a voi che avete rotto le balle, pro le produzioni non hanno più voluto farci fare quel tipo di film. E io gli ho detto. Vieni su internet fai tu. Puoi fare quello che vuoi. Non, non è che devi venire solo su internet. Però, se vuoi esprimerti in una determinata maniera, tu hai i mezzi, tu Il mondo hai lo trovi. La, la scrittura. Sei un attore, fai un corto, fai un film su internet. L'hanno fatto tutti. Tutti i grandi, c'è cioè, qualcosa, una, una roba, uno sketch, qualsiasi cosa. Lui mi ha detto: mi ha risposto con una cosa molto: con una frase molto particolare che mi ha un po' fatto partire. Poi lì uh -huh. le, dove ho iniziato a discutere, lui mi ha detto. E che cosa faccio su internet? Non ce n'è Coviddi. Questa frase qua vuol dire che sei completamente distaccato da internet. Cioè se per te fare cose su internet vuol e dire quello. non ce n'è Coviddi, vuol dire che non hai idea, sì. Zero. Zero Giovanni. E io lì gli ho risposto, gli ho detto "Tu non puoi dire questa cosa". Perché stai insultando me e tutti quelli che uh -huh. mi hanno risposto, che, che, che fanno contenuti su internet da anni? Abbiamo fatto un po' avanti e indietro ed è lì che è poi è uscita la frase che sembra staccata dal contesto che ho lasciato nell'intervista del eh, «devi viverlo internet». Per lui uh -huh. mi ha detto «allora insegnami internet». Io ho detto «non vuol dire no, niente no. questa cosa, devi viverlo un po'. Cioè almeno per qualche anno tu devi seguirti un po' tutto perché non è che posso darti tre video di internet eh, per da farti vedere, tu devi starci un po' perché altrimenti non lo capirai, non capirai mai a determinati uh -huh. tipi di contenuto». Quindi questo mi ha fatto capire che lui fosse completamente all'oscuro, no, all proprio staccato da questo mondo, e che sarebbe stato impossibile. E lì mi ha proprio schiacciato. Ho discusso un po', ho tolto quella discussione lì, per, pensa, l'ho tolta quella discussione, perché non volevo che internet lo distruggesse. Uh -huh. Non è cambiato niente. No, l'hanno fatto l'intervista, l'hanno <ride> devastato comunque. Però almeno ho, ho lasciato i suoi pensieri, capito? Ordinati, mm. bene o male. E poi i, su i suoi pensieri sono un po' particolari e la gente li ha percepiti male e lì è, non ma tu parlare. sei un gran signore io questo lo so Beh, infatti per questo ti, 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 ti chiedevo che ero un po' curioso perché si è massacrato con le sue stesse mani poveretto che poi mi, mi permetto io l'ho conosciuto pure ruffini l'ho conosciuto una volta perché lui stava non so se sta ancora con una ragazza che è un'attrice anche che si chiama io coi nomi sono una pippa Allucinante, un'attrice, una cantante che ha fatto una volta un, un, un pezzettino, la Diana del Bufalo. allora è Diana del Buffalo, sì. che è un'amica di Guglielmo. Ha dovuto fare una scenetta con Guglielmo in un video di Guglielmo, quindi doveva girare in studio ed è venuta a lei e c'era Ruffini. Io a un certo punto, stavi in studio tranquillamente, no ragazzi, io vi sto parlando di anni fa. Stavi in studio tranquillamente in sala di montaggio che facevo le mie cose. A un certo punto, mi vedo passare Paolo Ruffini. Cioè, tu, tu hai presente, no? Tu stai e fai i cazzi tuoi. Sta, sai che stanno tutti fuori a girare. Quindi puoi alzare il volume, che non c'è quello che te urla, che devi fare più piano, le cose, eccetera. Tu stai lì, senti, ve, vedi passare qualcuno, giri l'occhio e vedi Paolo Ruffini che passa. Ma che succede? Cioè, che... Allora, ovviamente sono uscito e ho detto, Ma mh, ciao, eh, cazzo, eh, eh, ci, ci siamo presentati, abbiamo chiacchierato un po'. E lui andava in giro. E con questa con quest'aria da quello grande che poi è, mi pare che sia pure più giovane di me Paolo Ruffini ma quello è un altro discorso non so quanti anni ha comunque non credo se sai se sai non è che... se è più grande di me di pochi anni non credo che sia cinquantenne sarà 44 45 anni non lo so comunque non mi interessa però mi parlava, ci parlava, perché poi ovviamente sono uscito, c'erano gli altri, c'era Diana, siamo salutati. Eh, 42, ok, ha due anni più di me. Ehm. E lui proprio era che faceva quello grande no? che diceva, eh voi qua potete fare tante cose con questo gruppo con questa, cioè aveva proprio quell'espressione sai di, di, di quello navigato che arriva e dice potete fare di tutto, potete fare di tutto io purtroppo no io purtroppo questo mondo non lo capisco questo mondo non lo capisco, io secondo me lui si muove in determinati modi perché si sente un po' che gli hanno levato la sedia sotto al culo So come dire. Allora, sono d'accordo, io sto per dire una cosa di cui sicuramente mi pentirò. Allora però non la dico... dire, se c'hai voglia dilla, se no non la no, dire. Allora, è un mio pensiero, quindi ah, okay. è molto probabile che non sia vero. Però l'impressione che dà, che è la stessa che hai avuto tu, io è questa qua. Lui per un bel po' ha fatto quello che voleva, al cinema, uh -huh. in televisione, ha presentato qualsiasi tipo di programma. Ma la gente con internet gli è andata molto contro. Molto. Ovunque lui andasse, c'era una mezza polemica su di lui, sulla sua uh -huh. conduzione, eccetera, eccetera. Da lì in poi lui si è allontanato dalle grandi scene per fare cose che nessuno avrebbe mai potuto più insultargli. Tipo i documentari sui ragazzi disabili. Sì. Io credo che il fatto di lavorare con i ragazzi disabili e dirlo. E perché lui nella, da me uh -huh. ha detto una frase che io la reputo molto banale purtroppo, per quanto sia vera, ma è un, po', è un pensiero un po' banale, nel senso uh -huh. che è un pensiero che abbiamo tutti, cioè lui lavora con i ragazzi disabili uh -huh. e dice, eh, cioè io vedo la loro vita disastrata e poi io penso alla macchina che, ho, che non trovavo parcheggio che l'ho messa in seconda fila come problema, no, certo Paolo. È una cosa banalissima. Cioè, è un pensiero eh. veramente, veramente sempliciotto come pensiero. Eh, sì. E non è che sia falso, ma è veramente sempliciotto eh. come pensiero. Quindi io ho paura che lui per Cioè, si sia un po' eh, chiuso in un mm. guscio del lavoro, faccio questo lavoro con i ragazzi disabili, così nessuno mi può dire che questa cosa non è bella. Perché non puoi insultare non i ragazzi fai, cioè esatto. Non puoi dire questa roba è brutta perché ci sono dei ragazzi disabili. E io. Non ho detto niente perché non è il caso di dirlo, uh -huh. ma soprattutto non so neanche, cioè è molto probabile che non sia vero. Però l'impressione è quella: sembra che perché poi lui te lo dice proprio. Ti dice è stato un gran successo. 50.000 repliche su Canale 5. Beh. Il documentario, ci hanno ho premiato qui, premiato là. Sì, però cioè, non dico che sia facile perché devi avere comunque un uh -huh. tipo di stato d'animo per fare un determinato lavoro così. Guarda, Non l'abbiamo mai detta in studio, anche noi abbiamo fatto dei lavori con dei ragazzi di sabbi. Abbiamo fatto del, degli spot pubblicitari per un'associazione che si occupa di ragazzi di sabbi. C'erano di effettivamente non è facile, però lo fai. Cioè, poi c'è stato uno che mi ha fatto. Son, sono stati molto. Ce eh, c'è stato uno che è stato molto autoironico, ci siamo spaccati alle risate, cioè eh, ci lavori, lo fai, poi non te ne vai. Cioè, per esempio non credo che nessuno di noi l'abbia mai detto pubblicamente che abbiamo fatto quello spot perché era semplice lavoro, nessuno ha chiesto ha detto "Dai, no, dite infatti... che l'avete fatto voi, era lavoro e l'abbiamo fatto no, per lavoro". Ma no. poi ma poi ottimo perché appendai un io l'ho visto il, il DVD che mi ha dato lui questo documentario uh -huh. ed è fantastico, fantastico perché poi lui ha un approccio molto diretto con uh -huh. le persone, lui non è uno che eh, si lascia soggiogare da quello che sta succedendo, lui è molto all'interno, uh -huh. lui è, è proprio molto aggressivo come conduzione di, di un qualcosa. Ehm... Però è il suo ragionamento non è. appena non c'entra niente, il lavoro che ha fatto non c'entra nulla, è un po' come lo presenta lui, mm. molto difensivo come lavoro, okay, sì, se, sì. la percezione che ho avuto. Quindi è un po' come se lui si barricasse dietro questa difesa impenetrabile, sì però io ho fatto questo, quindi non e si quindi può più dire, dire niente, dire. niente no? una roba del genere. M ma mi sbaglierò probabilmente, però la sensazione, la sensazione era, era quella. Mai. Io non ho, ovviamente non, si può, cioè non, non ho potuto dire nulla e, ed è comunque un pensiero non bellissimo, quindi me lo sono tenuto per me, però va bene. Cioè, in, ma in realtà io quell'intervista lì dovevo andare in tutt'altro modo, io dovevo mm. parlare dei suoi tatuaggi, dovevo parlare della sua, lui è uno dei più grandi collezionisti di videocassette in Italia, lui ha proprio una passione sfrenata per la cancelleria. Uh -huh. Lui qualsiasi cosa vede di cancelleria, penne, matite, gomme, cose, le compra ed è pieno zeppo. Poi c'ha sti tatuaggi, lui ha corrado. Eh, disegnato oh. su una spalla cioè di tutto tutte le cose importanti della sua vita le ha tatuate e io a parlare di tutte queste cose qua zero, zero. mi ha schiacciato all'inizio io, io purtroppo io non è che sono stato un signore come hai detto tu io semplicemente quando oh, chi sto intervistando è un po' per quello che ho mollato le interviste perché quando chi, mi, chi sto intervistando mi schiaccia con la sua freddezza e con la sua eh, con il suo essere magari superiore io muoio io sparisco mm. e quindi non riesco a fare più una domanda. Non sono a mio agio, non riesco a stare perché non sono abituato a ma intervistare. Dici che ti ha visto come una minaccia? No, secondo me è il suo carattere, semplicemente. Mm. Il suo carattere è molto aggressivo ma anche molto difensivo. E quindi lui non stava giocando in casa con mm. la mia intervista e quindi ha voluto subito andare in quinta perché la classica domanda allora Sì, ti piace Spielberg chi era il direttore della fotografia chi è l'attrezzista chi è quello è proprio io lo so tu no quindi ho ragione io cioè capito è un è po' perché, perché poi è stato tutto così cioè mm. ogni volta che si parlava di un film e lui mi diceva cioè io, io gli ho detto eh, tipo uno dei miei ultimi film preferiti italiani è stato Dogman mm -hmm. e lui mi ha detto che lo ha fatto no? questo tipo di domande faceva durante sì, l'intervista sì, sì, sì. che, che il regista è no? queste cose qui ha detto cioè, sì, ma perché? <ride> non cioè Capisco perché, visto che io veramente ti ho rovinato un anno della tua vita praticamente con quel video lì che avevo fatto. Quindi ci sta. Però da un certo punto di vista mi dispiace molto perché sarebbe potuto essere un'intervista un anche per far vedere Paolo in un'altra veste. E no, secondo me non è stato così. Che tu hai studiato. Mischio. Cioè, tu l'hai studiato come personaggio tu prima di intervistare? Perché se sai tutta questa cosa, dei tatuaggi, le cose eccetera, vuol dire che sì, l'hai studiato, ti sei informato. Certo. E ovvio, io, io volevo che fosse una cosa divertente, volevo che fosse una sfida, certo, uh -huh. dove magari goliardicamente ci insultavamo a vicenda i lavori, le cose. Uh -huh. Invece, o, o frainteso io, perché lui è molto è così come persona, uh -huh. è molto mh, aggressivo nello stile. No, mm. è un po' tipo, hai presente il Beppe Grillo teatrale, no? sì. che lui parla con la gente, ma che ti sei messo in testa, sai la, la cera lacca, che sei mm. sto odore, sai queste cose che diceva col pubblico, lui lo fa tantissimo con chiunque, con chiunque lui lo fermi, ha sempre una parola comica negativa verso la mm. persona, ammazza quanto sei basso, cioè con la produzione mia di VSC mm. era così. C'era Ciccio, che era il mio cameraman, eh, che eh, si era tinto i capelli di, di, di biondo platino, uh -huh. e gliel'ha detto, gli ha detto: Ma che sei eh, Eminem? Che sarò? Cioè, era, è così, lui è così caratterialmente. Quindi è possibile che io abbia completamente frainteso i toni che lui magari davvero non fosse sulle difensive. Non fosse aggressivo, ma fosse così. Non credo, però il dubbio c'è. Okay. Grazie, scusami per questo piccolo off-topic Ma no, ero bello. te lo dovevo chiedere Ero troppo curioso Di sapere più che altro Se avevate, eravate rimasti in rapporti Se va bene, ok, grazie È stato bello, ciao, addio, arrivederci eh, Ho capito, non c'è bisogno che mi rispondi sì. Basta sì. carino, niente Tu e di solito a questo punto uno poi dice Cosa fa nel... su internet Cioè tu adesso poi vado in live Faccio le cose, ma su le 800 e passa persone che sono rimaste fisse per tutta quest'ora quest e mezza, quasi due che ti ho sequestrato dalla tua vita, credo lo sappiano meno, meglio di me. Però, diciamolo, cioè tu sei live sempre praticamente, come funziona? Come... No, io faccio tre live a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, uh -huh. due ore, dalle due alle quattro. Sono poche live, insomma, ci divertiamo un pochino... A parlare, a giocare, insomma, facciamo un po' di tutto. Eh, ho ridotto molto. Prima facevo le live tutti i giorni, però mm. a livello di sanità mentale stavo implodendo. Quindi eh, ho dove, dove. ridotto il numero. Mi trovo meglio così: fare due ore, ma saltando un giorno. Perfetto, non farò lo stronzo, non ti chiederò le prossime cose su YouTube. Quindi, quando arrivano, arrivano. Perché tu sei. No, no, tu sei l'unico l'unico veramente che. Senza nessuna cadenza, che tiri fuori i video a cazzo di cane quando te va e comunque sono sempre fra i più visti perché li vai a vedere. È Io incredibile! Adesso sto adesso. Sto facendo questa serie no, settimanale. Sì. Che è stata una sfida con me stesso Quella di oggi che c'era. Cioè esatto. il, il titolone. Eh. È il terzo video di in mm -hmm. tre settimane. Quindi sto tenendo il ritmo, ne ho Ce... già altri due pronti. Ce la fai. Quindi... Se la sto facendo è molto più lavoro del previsto per me. Non è così tanto lavoro, ma è comunque troppo per me, perché io sono un procrastinatore e in più preferisco prendermi una bella pausa eh, tra un lavoro e l'altro. Proprio per dare al lavoro prima tempo uh -huh. di respirare e a me per creare una nuova idea. Invece, ho fatto il lavoro inverso: ho preparato tutti i video prima e poi uh -huh. ho iniziato a girarli man mano. E adesso sono in anticipo di due, quindi è, non è mai stato così in tutta la mia vita quindi a meno che di catastrofi naturali, che adesso me la sono mandata, quindi sicuramente non ce la <ride> E tanto però, il periodo però... fra l'altro aiuta a chiamarsi Esa... le catastrofi naturali. Esattamente. Dovrei riuscire a fare questi tre mesi di... Uno è già finito quasi. Quindi... Ti chiedo l'ultima cosa e poi ti giuro che ti mollo. Vai, vai. Ma sono qui, non devo fare In niente. In questo dove... periodo stai... Eh, io ho fatto le riprese per, una tua, per un tuo stand up no? Ti ricordi qua a Roma eccetera, eccetera. Sì, E io sì. mi sono spaccato dalle risate Con Vincenzo Ceri, Poi lo spettacolo è andato in giro per l'Italia E per quanto so è praticamente Tutto esaurito ogni volta Stai lavorando a qualche altra cosa? Guarda eh, Io ho uno spettacolo fermo perché uh -huh. um, a gennaio e febbraio 2020 uh -huh. noi abbiamo fatto le prime due date del work in progress, dove provavamo per mezz'ora 40 minuti il nuovo spettacolo, sono andate molto bene. Io ero uh -huh. molto fiducioso di quello spettacolo perché era maturato molto rispetto agli anni passati, e poi si è fermato tutto. Quindi io ho quello che spero non invecchi troppo perché eh. è comunque è passato un anno e mezzo quindi è già... Eh. Sicuramente si può ampliare con tutte le cose che sono successe l'anno scorso e succederanno quest'anno. Eh, anche se sono sempre pensieri laterali, raramente parlo di attualità se non capita uh -huh. qualcosa di specifico, eh, però c'è quello ancora bloccato. Abbiamo fatto due date e poi abbiamo dovuto finire. Tra l'altro uh -huh. noi avevamo una terza data qua a Torino uh -huh. eh, che... E eravamo indecisi se chiudere o no perché non c'era ancora il, la zona rossa lombarda, non era uh -huh. ancora in quelle condizioni lì. Ma si parlava di enormi casi, la gente aveva iniziato a, a inondare le stazioni, era quel momento lì un po' in bilico. E abbiamo deciso no, forse è meglio non farlo. Ed è stato un colpo di fortuna perché altrimenti a tipo mille persone, sarebbe e, e, compresi noi, probabilmente ci saremmo beccati qualsiasi cosa. Sì, Quindi, sì, da un certo punto di vista è stata una fortuna. Dai, va bene, allora. Speriamo. 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 Quindi ripartirà una volta che ci sarà la possibilità di rivedere i teatri aperti. Siete, sei lì pronto. Mi manca da morire e riparte. Mi manca tantissimo. Va bene, allora eh, aspetta che c'è... Cari vengono su Discord e ci facciamo una foto assieme, pago pure il biglietto. Allora, io, noi con gli ospiti facciamo sempre una cosa, con gli abbonati, dopo questa storia, se si può, se non, non c'è da fare, 10 minuti su Discord a salutare i ragazzi, gli abbonati. Ma per che te è un sì. Ti va? Sì, sì, è carinissima come cosa sì, sì. Allora ragazzi, dal canale Gli abbonati su Discord Se siete iscritti a questo canale ovviamente Punto esclamativo Discord e potete entrare Andate tutti in Lorenzo Che è uno o un altro dei moderatori Che è qua questa sera Andate tutti in Abbonati1 Che è un canale Con 99 persone Cerchiamo di non impazzire eh? Dobbiamo accare in veramente pochissimo tempo e basta. Intanto, per chi invece non è abbonato, io vi spedisco. Dove li spediamo? Tu, tu li fai spesso i ride? Ho incominciato a farli recentemente. E devo, devo dire che mi divertono molto. Farli perché, insomma, anche scegliere a chi farli, eh? Sai, sì, esatto. È... Capito. Cioè, allora, carino. dai, a chi mandi Dove li mandiamo tutti, no? <ride> io sì, di sì, solito, sì. dove li mando tutti? Sono 30%. Ho 30 eh, ecco, Invece, dove vi mando? Questa Ragazzi, vi mando da Mattia. Vi mando ovviamente, c'è Victor Laslo che sta parlando di Show e Podcast, che chiacchiera. Quindi ovviamente vi mando da Victor. E salutatecelo tanto da parte mia di Karim. E, e ditegli Giovanni ti vuole per i suoi dieci film. Che lui già gliel'aveva accennato tempo fa. E, chissà se se lo ricorda. Va bene, per gli altri ragazzi, abbonati 1, arriviamo subito via Karim. Ciao, buonanotte, Buona grazie serata. mille. Ciao, ciao, ciao.